Dalla sera del 23 gennaio, per circa 5 giorni, i servizi mail di Italia Online, che comprendono i domini di libero.it, virgilio.it, iolo.it, inwind.it e addirittura anche blu.it, non funzionavano. I disservizi erano riconducibili a quello che è stato definito un problema della loro infrastruttura, e Italia Online gestisce gli account email di non poche persone, parliamo di 9 milioni di utenti attivi. Molti di voi che stanno guardando questo video molto probabilmente avranno un indirizzo email riconducibile all'azienda Italia Online. Mia mamma stessa, per esempio, ha un account email su libero.it. Questo disservizio, che si è prolungato per diversi giorni, è stata definita una vera e propria crisi, perché gli utenti di Italia Online non riuscivano più a ricevere email. Non mi è ben chiaro se riuscivano ad accedere alla propria casella di posta elettronica, magari per quelli che voi che hanno sperimentato questi problemi me lo fanno sapere nei commenti. Comunque, il CTO di Italia Online, Diego Rizzi, durante le fasi per ripristinare i servizi, ha rilasciato dei comunicati stampa dicendo che il problema dipendeva dalla loro infrastruttura e non era un problema attribuibile a loro e che non si trattava di un attacco hacker esterno. Ovviamente, poiché i dettagli non sono stati rilasciati, molti hanno pensato che ok, non era un attacco esterno, ma poteva essere un attacco interno. Ma dunque, cos'è successo a Italia Online? E lo vediamo dopo la sigla. You can 27. They did that. Free software. Benvenuti e ben ritrovati, pinguini, in questo nuovo video di FK Breaking News. Io sono Valerio e oggi riprendiamo con la programmazione ordinaria del canale a seguito dello speciale di Code Academy in cui vi spiegavo 7 linguaggi in 7 giorni. Serie che ho visto che è stata gradita da molti di voi. Ma prima di cominciare, per vedere i disagi che Italia Online ha causato a noi italiani, o meglio a voi perché io non ho un account, vi ricordo come al solito di iscrivervi al canale e di cliccare la campanellina per rimanere aggiornati con gli altri video che porto su questo canale. E quindi, che cosa è successo a Italia Online? Italia Online non è un'azienda sprovveduta, ha una reputazione di 25 anni, cioè non è nata ieri, o meglio, l'azienda Italia Online è nata di recente, ma dalla fusione di altre aziende che già esistevano e operavano in passato. Addirittura gestisce le email di blu.it, che non pensavo ancora esistessero. Per quelli di voi che non sanno cos'era la blu era un'azienda che operava nel campo della telefonia mobile. All'inizio degli anni 2000 non durò molto, durò circa 2-3 anni, e infatti nel 2002, quando cessò la propria attività, i clienti della blu sono stati divisi tra gli operatori che esistevano all'epoca, che era TIM, quella che si chiamava Vodafone Omnitel, che poi diventò Vodafone, e Wind. Ma allora qual è stato il problema che ha causato i disagi a 9 milioni di persone? Ovviamente i dettagli non si sanno, a quanto pare era un bug del sistema operativo che loro usano, non mi dire qual è, perché non lo so, che nasceva nel momento in cui loro hanno installata una nuova tecnologia di archiviazione di massa. Non hanno detto che tipo di tecnologia, non hanno detto chi la produce, si sa solo questo. E quindi per sistemare il problema dal punto di vista operativo hanno dovuto impiegare tutte le loro risorse. E non ci sono riusciti subito, infatti ci sono stati quanto? 5 giorni? L'impossibilità di questi utenti di ricevere email è una cosa piuttosto grave. Anche l'attuale governo si è un pochettino incavolato. Infatti Alessio Butti, sottosegretario della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'attuale governo Meloni, ha addirittura contattato l'Italia Online per dirgli di garantire l'integrità e la privacy degli utenti di Italia Online. Certo, ovviamente ci voleva Alessio Butti per dirgli all'azienda che opera da 25 anni una cosa di questo tipo. Le associazioni dei consumatori si sono mosse e minacciano quella che si definisce una class action. Tuttavia, bisogna stare anche attenti a questo, perché le associazioni dei consumatori fanno, diciamo, profitti, quindi dei guadagni, nel momento in cui loro fanno delle azioni legali a aziende grosse che hanno danneggiato i propri consumatori e i propri utenti, come in questo caso. Tuttavia, bisogna rivolgersi a quelle associazioni che sono riconosciute dal Ministero, che sono quelle che vedete qua a schermo, perché in questo periodo associazioni di consumatori stanno spuntando come funghi per prendersi la loro fetta di quello che potrebbe essere un grosso ritorno economico dal punto di vista legale. Quindi non rivolgetevi all'associazione di consumatori avvoltoie. Ma perché c'è tutto questo accanimento anche dal punto di vista legale?
Beh, immaginate quelli che dovevano ricevere un'email per un colloquio di lavoro. E non è una cosa impossibile. Io stesso l'ho ricevuto una o due mesi fa. Oppure quelli che avevano prenotato un biglietto aereo, non hanno potuto ricevere le informazioni sul proprio biglietto aereo. E magari devono partire proprio in quel periodo in cui ci sono stati disservizi. E magari, che ne sappiamo, devono partire proprio in quel periodo che ci sono stati disservizi. Non è, diciamo, impossibile che una persona prenota un volo oggi, magari per domani o fra due giorni. E quindi sì, bisogna stare attenti, perché non è che se non funziona l'email non ci sono disagi dal punto di vista magari personale o professionale. È una cosa molto importante. Io stesso mando decine di email al giorno e ne ricevo altrettante. In passato, nel 2011, una cosa simile era accaduta ad Aruba per un principio di incendio. In uno dei loro data center i loro servizi non hanno funzionato per qualche giorno e all'epoca Aruba si mosse per risarcire i propri utenti. Ora, non voglio entrare nel dettaglio del tipo di risarcimento che Aruba diede ai propri utenti, perché alcuni sono leggermente ridicoli, ma voglio focalizzarmi su quello che è successo a Italia Online, perché adesso l'azienda si sta muovendo per capire che forma di risarcimento per dare ai propri utenti, sia quelli, diciamo, normali che quelli premium, ovvero quelli che pagano per la propria email. E quindi, pinguini, questo è tutto quello che c'era da dire sui disagi che sono stati causati da Italia Online. E quindi io vi ringrazio come al solito per avermi ascoltato fino a questo punto e vi rimando agli altri video che porto su questo canale. Nella fattispecie, se vi siete persi la serie speciale di Code Academy, andate a recuperare. E quindi grazie ancora per l'attenzione e ci vediamo alla prossima. Ciao Kilu!